più 0,35% in questo momento Milano, con il nostro FTSE MIB che resta tuttavia sotto la soglia dei 34.000 punti. Direi di ripartire subito da Poste Italiane, che festeggia la trimestrale e continua ad accelerare al rialzo, in questo momento più 3,54%. Nel frattempo vediamo anche il confronto con il resto d'Europa: Milano più 0,38%, Parigi più 0,25%, Madrid più 0,25% come Parigi, per quanto riguarda Zurigo più 0,25%, mentre sotto la parità al momento Londra. Qui vediamo anche la reazione ai conti di British Petroleum, conti oltre le attese, 2 punti percentuali di rialzo in questo momento per BP. Torniamo ai fatti di casa nostra, Poste Italiane. Con Poste Italiane ringrazio per essere qui con noi Salvatore Gazziano, Soldi Expert SCF, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno a voi. Non ci deve stupire la reazione del mercato, in questo momento il titolo Poste guadagna oltre 3 punti percentuali, risultati positivi e inoltre anche rivisto al rialzo la guidance sull'EBIT. Tra l'altro la cosa che stupisce è che sì, è vero il margine di interesse, ma ha beneficiato anche della corrispondenza ai pacchi, addirittura ha registrato la crescita trimestrale più alta dalla quotazione. Beh, sicuramente diciamo che è un mondo ormai in cui i pacchi girano non solo nelle trasmissioni televisive, diciamo che era un business che, come ricordiamo, quando fu quotato in borsa era considerato un poco uno dei punti deboli della società. Invece il management di Poste è riuscito, anche grazie sicuramente alla grande tendenza dell'e-commerce, a farlo diventare un punto di forza, tanto che sicuramente si è stupito che i dati di questo secondo trimestre del 2024, che erano attesi un pochino più bassi e inferiori dal mercato, invece sono stati rinvigoriti e rinforzati dalla crescita in tutte le aree, compreso la forte redditività e il buon posizionamento della parte delle spedizioni, tanto che il titolo oggi è arrivato già stamattina anche a fare quasi un più 4% poco fa, con un utile superiore del 5% circa le stime, che su una società come Poste è sicuramente un dato molto significativo su un buon andamento, che conferma ancora una volta, anche in un mese di luglio molto difficile, l'ottimo momento del settore finanziario bancario, che è fra quelli che anche questo mese è quello che si è comportato meglio sia in Italia che in Europa. E a questo proposito siamo in attesa dei conti di Intesa San Paolo, in arrivo intorno alle 13 come sempre. Per quanto riguarda Intesa San Paolo, il consensus stima un utile netto nel secondo trimestre nell'ordine di quota 2,3 miliardi di euro, sostanzialmente in linea con il primo trimestre e anche lo stesso periodo di un anno fa, questo grazie alla tenuta del margine di interesse oltre che al contributo delle commissioni. Ecco, queste sono le attese per quanto riguarda Intesa San Paolo, in questo momento più 0,83%. Ecco, è d'accordo con queste previsioni, soprattutto però quanto durerà ancora questo momento positivo per il comparto bancario, perché abbiamo visto risultati positivi anche la scorsa settimana per Unicredit. E tra l'altro le chiedo anche se riguarderà anche le banche di dimensioni un pochino più piccole, penso a Banco BPM, BPER, quando toccherà loro la settimana prossima. Ma dicevo che adesso la coda ancora del tassi alti più lunghi, questa fase di resistenza nella parte alta sta continuando a mantenere molto alti i margini, soprattutto quello di intermediazione da parte delle banche. Quindi in questo trimestre, rispetto alle attese che venivano formulate fino a pochi mesi fa, sicuramente sono tutte nella parte alta finora, quello che abbiamo visto, e sicuramente forse ci sarà magari più attenzione anche sulle banche più piccole, giustamente perché sono anche spesso banche magari meno diversificate come fonti di ricavi, soprattutto su quello che riguarda non solo il margine di intermediazione ma le commissioni di servizi, quindi fondamentalmente il cosiddetto wealth management, il risparmio gestito, che comunque è un altro motore che questo primo semestre 2024 ha ripreso a macinare e correre, quindi sta compensando anche eventuali flessioni del margine di intermediazione, che soprattutto sono attese nel terzo e soprattutto nel quarto trimestre, quando anche ne parlavate prima, negli Stati Uniti con l'inizio dell'avvio dell'anno scolastico dovrebbe anche avviarsi, diciamo, una fase magari di riduzione dei tassi di interesse. Quindi sicuramente saranno da guardare con attenzione anche quello delle banche medie piccole, fra virgolette, anche se piccole piccole ormai a Piazza Affari c'è rimasto veramente molto, molto poco, però comunque tutte le previsioni sulle banche principali restano abbastanza ancora positivi riguardo l'andamento in questo secondo trimestre.
Come leggere invece la debolezza ancora di Campari? Già ieri, anche oggi, in questo momento oltre un punto percentuale di ribasso e siamo in attesa dei risultati. Beh, diciamo che Campari ormai da molto tempo, perché se andiamo a vedere il titolo, ormai da negli ultimi 3 mesi perde circa il 10%, ma soprattutto nell'ultimo anno è arrivata a perdere un 3%. Diciamo che la storia un po' di seduzione che Campari ha esercitato nei confronti degli investitori anche stranieri era stata quella di una società che aveva molto aumentato il fatturato, i margini, grazie a una storia di forte svolta, di redditività, soprattutto grazie a alcuni marchi, in particolare Aperol, che grazie diciamo all'effetto spritz sia in Italia che in Europa e anche su mercati dove non era presente è stato un motore degli utili impressionante, considerato che una società che qualche decennio fa fu ceduta a un prezzo, vedendolo oggi, una delle vendite più assurde che uno può immaginare, considerando che chi lo cedeva disse che lo faceva per razionalizzare i propri marchi in portafoglio. Gli altri marchi sono andati tutti male, questo è diventato il vero motore di Campari. È anche vero che però da una parte tutte le società del settore delle bevande alcoliche, dopo l'enorme fiammata che hanno avuto post-Covid, dove le vendite erano riprese, soprattutto sia in valore sia anche con aumenti dei prezzi, stanno subendo tutte un effetto rinculo molto chiaro. Lo abbiamo visto anche nella trimestrale di Louis Vuitton, dove le vendite di champagne sono scese di oltre il 10% e anche sugli alcolici e superalcolici pochi si sono salvati. Campari tra l'altro ha fatto anche diverse acquisizioni, tra cui Courvoisier, di cui in realtà si aspettano anche dati in questa trimestrale migliori, però in ogni caso il mercato scontava su una strada come Campari una crescita degli utili molto forte. Quando ci sono queste società che non dico che era l'invidia degli alcolici Campari, però di fatto aveva un tasso di crescita previsto degli utili con che tutto diciamo si realizzava riguardo la crescita di vendite, di margini in molti mercati. Un poco questa crescita si è imballata e quindi il mercato ha rivisto le valutazioni portandole a livelli più, diciamo, più moderati, un po' quello che è successo anche nel lusso con Brunello Cucinelli, che non con questa discesa, però l'abbiamo vista anche quella passare negli ultimi mesi, quasi da 110-115 euro a 84-85, nonostante trimestrale nel caso di Cucinelli non certo così cedenti come quelle degli ultimi trimestrali di Campari, che nell'ultimo trimestre non è che sia stata così male come dati, però in ogni caso sono società che naturalmente quando le previsioni molto ottimistiche non vengono mantenute, il mercato un poco rifà i conti. Saremo a vedere dunque l'invidia degli alcolici, mi piace questa nuova definizione per Campari. Senta, invece questa mattina il riscatto c'è per Stellantis, al momento è il secondo titolo più acquistato dopo Poste, che si mantiene in testa, più 1,7% per Stellantis dopo una serie di brutte sedute, perché da quando ha presentato i conti nel giro di 3 sedute ha perso 14 punti percentuali in borsa. Le voglio far ascoltare dalle Olimpiadi di Parigi con vista sulla Torre Eiffel il presidente di Stellantis, John Elkann, proprio sulle sfide che sta affrontando l'industria automotive. L'hanno intervistato i nostri colleghi, lo ascoltiamo. I think the car industry has a lot of competitive pressure points at the moment. There's more competition, but there's also more regulatory changes, there are more technology changes. And on one side, this is exciting because it just allows to have a much more innovation and pushes all of us to try to do better. On the other, you will have more volatility and you will have more discipline, also. But I have no doubt that if we look at the direction of travel, what we're going to be seeing in the roads here in Paris 5 years and 10 years from now will be so much better than what we do today. Salvatore Gazziano, come si posiziona di fronte a queste sfide Stellantis e chi è l'invidia a questo punto invece del comparto automotive? È difficile, in questo momento il settore automobilistico in effetti le sfide sono maggiori delle opportunità, soprattutto Stellantis, comprendo l'entusiasmo di John Elkann, però negli ultimi 3 mesi gli azionisti non sono così entusiasti, visto che il titolo ha perso circa il 30% in contesto dell'auto, che in realtà sta vedendo un po' tutti i produttori automobilistici
sia in Italia ma anche in Europa, soprattutto in realtà anche nel resto del mondo, se andiamo a vedere anche negli Stati Uniti, con i dati molto negativi che ha rilasciato sia Ford sia Tesla, la stessa Renault, che è una delle società che va meglio grazie al traino di della Sandero di Dacia, non hanno, diciamo, entusiasmato gli investitori. C'è sicuramente il grosso tema della transizione verso l'elettrico, che anche qui le previsioni formulate nel passato erano a questo punto eccessivamente entusiaste. Non c'è anche da stupirsi se adesso che è stato formato il nuovo Parlamento europeo su quello che riguarda le emissioni e la necessità di rispettare determinati requisiti, non si riparli di spostarli, e quindi favorire di fatto, come già molte case automobilistiche stanno facendo, un ritorno verso l'ibrido, addirittura l'endotermico con alcuni modelli. E nel caso di Stellantis, sicuramente le delusioni vengono comunque da dati trimestrali molto negativi, perché di fatto nel primo semestre 2024, mentre un anno fa Stellantis aveva una produzione di cassa di circa 8 miliardi di euro, nel primo semestre 2024 è andato in negativo, credo, di 300-400 milioni di euro. Quindi evidentemente anche su Stellantis qualcosa è da registrare. È vero che stamattina leggevo, per quello che riguarda la parte dei veicoli leggeri, autocarri, vi è la previsione di lanciare 12 automezzi da qui a breve, anche nel campo delle auto a oltre 20, quindi diciamo che ci sono nuove cose da mettere in pista. Però sicuramente il settore è veramente molto, molto sfidante. Io non mi stupirei che anche a livello di normative ci sia non dico un dietrofront, ma una revisione anche di molti impegni che molte case automobilistiche, soprattutto quelle tedesche, che avevano così massicciamente creduto a questa storia della transizione energetica. I conti, l'abbiamo visto anche con Porsche, iniziano a non contare e iniziano a poter avere anche delle ripercussioni molto negative anche a livello economico su molte, molte industrie collaterali. Un settore che invece sembra ancora beneficiare chiaramente di quello che è il contesto è quello della difesa. Siamo in attesa dei conti di Leonardo, verranno pubblicati questa sera dopo la chiusura delle borse europee, qui le attese sono positive, sì. Cosa ci dobbiamo aspettare? Sì, positive, anche se naturalmente anche qui abbiamo visto in Francia Thales, anche altre Dassault nelle scorse settimane. Diciamo che i gruppi della difesa operano veramente su molti settori e non è detto che tutti si comportino in maniera così, diciamo, simile alle previsioni. Nel caso del gruppo Leonardo, sicuramente anche qui abbiamo un gruppo molto diversificato. Anche qui naturalmente parliamo di società che negli scorsi trimestri, semestri hanno visto le azioni salire moltissimo. Nel caso di Leonardo a un anno parliamo di un più 80-82%, dove naturalmente il mercato, quando ci sono anche fasi come queste di riflessione, di pausa, se qualche dato non è così sufficientemente simile alle previsioni, possono anche sbandare. Però sicuramente trend di Leonardo, un trend ancora sicuramente positivo in un'industria che ancora, avendo anche tempi di produzione, di commesse molto molto lunghi, può beneficiare sia della transizione non solo quella energetica, ma sicuramente di aumento verso la difesa, che è una costante che leggiamo in tutti i programmi di tutti i paesi in tutto il mondo oramai. Grazie, grazie per essere stato con noi. L'aspettiamo presto, buon lavoro. Hai appena Grazie. visto l'intervento settimanale di Salvatore Gazziano a Caffè Affari su Class CNBC. Ogni settimana Salvatore Gazziano, strategist di soldi expert SCF, pubblica la newsletter più irriverente di sempre. Se vuoi essere sempre aggiornato sul mondo degli investimenti, registrati gratuitamente visitando letterasettimanale.it o cliccando sul link in descrizione. A presto!